Largo Maradona, quartieri spagnoli. Qui in questa piazza c'è la finestrella più famosa d'Italia. Turisti e amanti del calcio vengono qui da tutto il mondo per fotografare il grande murales. Ma c'è un ma. A Napoli, si sa, succede anche questo. Pensate, la famiglia Vitiello vive praticamente in un'opera d'arte, quella dedicata a Maradona, al Pibe de Oro. Ci apre le porte di casa sua Anna. Permesso, permesso. Eccoci qua a casa tua, finalmente. Sì, sono felice che siete qui. Cosa sta succedendo? Perché questo è l'appartamento più famoso dei quartieri spagnoli? Se noti, nel mio bagno c'è questa finestra di legno. Se noi apriamo questa finestra ci troviamo direttamente dove sta il murales di Maradona, perché questo è proprio il viso di Maradona. Proviamo ad aprire allora, vediamo che succede. Buongiorno a tutti! Stiamo dando fastidio? Dobbiamo chiudere? Adesso chiudiamo! Ma mi credi, a volte quando mi dicono ma veramente è un bagno, Anna, ma stai scherzando? Io ti dico no, cioè vieni a casa mia, te lo mostro. Il problema è che magari mi fotografano anche il bagno, quindi magari io la apro quando non ci sta gente. Ma i turisti cosa ne pensano? Poverini quelli che ci abitano. Devono pure aprirla sta finestrella. Sì, proprio dipende da quello che mangiano. Per un Maradona non avrà altro che tenga este fervor. Io la chiuderei proprio. La muriamo. La muriamo. Finestrella aperta, finestrella chiusa. Ed ecco allora una soluzione che arriva proprio da Salvatore Iodice, l'artista che ha realizzato il grande murales. C'è la signora che diceva: mi sono fatta 1000 chilometri per vedere. E trova la finestrella aperta e non si vede il volto di Maradona. E tu a Gesù lo vedi, no? Devi immaginare. Allora, ci fa...